think you're special. You do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one. Ragazzi del comitato di quartiere di Gagno, e stamani abbiamo difeso lo sfratto di Alessia, una ragazza nel nostro comitato, e poi dopo siamo andati nel quartiere a vedere le case vuote che ci sono. Abbiamo fatto dei video per rivendicare che le case nel quartiere ci sono veramente, ed è l'ora che insomma le diano, perché queste famiglie non ce la fanno più, ragazzi. Perché se non vengono assegnate, piano piano le riapriamo tutte, perché le case ci sono e sono messe anche bene. È l'ora di muoversi, è l'ora di tirare fuori questi soldi che ci sono, di sistemarle le case, di darle a queste famiglie che non ce la fanno più. Sì, subito, case, subito, case, subito. Insieme agli altri quartieri, per denunciare che queste case, 4 anni che sono in costruzione, non sono ancora state assegnate, c'è molta gente senza casa, ci sono case vuote, queste non vengono assegnate, la gente ha bisogno di casa e qua promettono e non mantengono. Adesso ci hanno detto che queste case saranno pronte a dicembre e a vederle proprio tra 2 settimane non saranno mai pronte. E vogliamo che innanzitutto la sicurezza, poi che queste case vengano assegnate il prima possibile in sicurezza. C'è qualcosa che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa. Che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono, tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà. Qualche cosa chissà, quanta gente comunque ci sarà, che si accontenterà. Termete a far vedere che è un anno che noi chiediamo a Cavarcavia che viene fatto un po' di pratica di rimessa a nuovo, ma invece ancora non è stato fatto nulla, e noi faremo anche questa manifestazione oggi qui in Sant'Ermete.
La periferia si è risvegliata e in tutti i quartieri periferici sono nati spontanei comitati. Questo io sto parlando per i quartieri di Gagno, Bicep, San Giusto, San Termete, La Cella. E adesso oggi noi vogliamo rendere pubblico questo fatto, il fatto che i quartieri oggi si uniscono, finalmente i quartieri si uniscano, perché noi vogliamo costituire un'associazione interquartiere, perché per far sentire la nostra voce sempre più alta, per darci più forza, per dare la possibilità a tutti di avere manutenzione, di avere un cambio alloggio, perché noi vogliamo entrare nella commissione di assegnazione delle case, vogliamo sapere come funziona. Noi pensiamo che in questa maniera noi avremo più, diciamo, più visibilità, più forza, per dare più forza e coraggio a quella parte di popolazione che purtroppo sprofonda sempre di più, e dimenticata. Quindi ci sono tante persone che vivono ancora in sovraffollamento, in case fatiscenti, il comune rifiuta persone con problemi di salute che non possono vivere in quelle case. Invece ci sono tanti problemi, tanti ostacoli da superare, burocratici o pseudo burocratici, perché le case ci sono, invece vanno date a quelle famiglie che ne hanno bisogno, vanno date a quelle famiglie che sono in sovraffollamento, vanno date a quelle famiglie, a quelle giovani coppie che vivono fuori oppure in macchina. Quindi adesso, no, quello che faremo oggi è quello di consegnare lo statuto che sancirà la nascita della nostra associazione interquartiere, perché i quartieri periferici si sono stufati di essere trattati da cittadini di serie B. Pregherei tutti di unirci, diciamo, di passare la parola a tutti, anche agli scettici, che noi non facciamo niente di male, noi chiediamo solamente i nostri diritti per noi, per i nostri figli e i nostri concittadini.